Non credo assolutamente che i numeri possano avere in qualche modo un significato all'interno della storia, storia intesa come S maiuscola. Ma è strano, facevo un conto proprio quest'oggi e ho notato che in due momenti diversi sono nati nell'area metropolitana di Napoli ben due re. Ne parliamo subito dopo la sigla. Semplice, ma dovete seguirmi. Ebbene, nascono due re a distanza di 111 anni l'uno dall'altro. Quindi tenete conto di questo lasso temporale: 111, 111. Due re diversi, ovviamente, nascono entrambi nella stessa giornata, l'11 novembre. 11-11, fateci caso. E nascono uno in provincia di Napoli, nell'area metropolitana. A Portici precisamente è il 1748, l'altro nasce proprio a Napoli, quindi nel capoluogo, nel 1869. I due re sono uno Carlo IV di Borbone, e ovviamente una dinastia che ha segnato sicuramente un momento importante della storia di Napoli e soprattutto del Mezzogiorno d'Italia. L'altro invece è Vittorio Emanuele III di Savoia. Voi direte come un re dei Savoia che nasce a Napoli? Ebbene sì, andiamo a fare un rapido riepilogo della storia. Quello che diventerà Carlo IV di Borbone nasce a Portici. Proprio in quei giorni suo padre, Carlo III, era lì perché proprio dalla cittadina vicinissima al capoluogo partenopeo parte per riconquistare il regno di Napoli e riconsegnarlo agli spagnoli. In realtà deve spodestare il regno di Napoli gli austriaci. Subito dopo la conquista della città di Napoli riceverà da suo padre l'investitura di re di Napoli. Quello che diventerà Carlo IV di Borbone era il secondogenito di Carlo III, il primogenito Filippo, chiamato anche Don Filippo, in realtà aveva delle turbe psichiche e soffriva di epilessia, e quindi quello che diventerà Carlo IV di Borbone in realtà lo superò in linea dinastica. Diventerà re di Spagna Carlo IV di Borbone il 14 dicembre del 1788, 7 mesi prima della presa della Bastiglia, che ovviamente è della vicina Francia, ma che molto interesserà proprio la corona di Carlo IV di Borbone. Infatti, in un primo momento tutti i regnanti d'Europa cercheranno di accomodare la situazione nei confronti dei rivoluzionari francesi e di salvare la vita a Luigi XVI. Ma tutto questo non servì perché nel gennaio del 1793, quasi 4 anni dopo la presa della Bastiglia, in realtà il re francese Luigi XVI fu prima arrestato, poi processato e poi ghigliottinato. Da quel momento la Francia comincerà una nuova era, l'era della Repubblica, e ci sarà come protagonista poi assoluto Napoleone Bonaparte, che in realtà avrà gioco della corona spagnola. Carlo IV di Borbone in realtà sarà proprio succube di Napoleone Bonaparte, che quando sarà imperatore, tra l'altro, aiuterà proprio Carlo IV di Borbone per riconquistare per un attimo la sua corona di Spagna. Ma in realtà, grazie al suo aiuto, chiese poi in cambio proprio quella corona a Carlo IV, e la corona di Spagna gli fu tolta e affidata invece al fratello, ossia Giuseppe Bonaparte, che diventerà re di Spagna. Carlo IV, che fine farà? Andrà a Roma, nello Stato del Vaticano, lì passerà gli ultimi anni della sua vita e lì morirà il 20 gennaio del 1819 all'età di 71 anni. L'altro re invece è Vittorio Emanuele III, quello che diventerà Vittorio Emanuele III. Nasce a Napoli l'11 novembre del 1869. I suoi genitori sono Umberto I di Savoia e Margherita di Savoia.
i genitori dicono, molti storici si trovavano lì in vacanza a Napoli, ma in realtà probabilmente non è così. Perché? Perché non è così? Da poco c'era stata l'Unità d'Italia e infatti non è un caso che probabilmente Vittorio Emanuele III sia nato a Napoli, innanzitutto per in qualche modo diventare più simpatico, tra virgolette, ai napoletani, dopo che c'era stata ovviamente la conquista del regno delle due Sicilie. Tant'è vero che appena nasce Vittorio Emanuele III, che tra l'altro ha un nome lunghissimo, Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro, gli viene concesso il titolo di principe di Napoli, sempre per conquistare così in qualche modo l'affetto dei napoletani. Tra l'altro anche i nomi hanno un significato. Se i primi tre in realtà sono importanti dal punto di vista dei Savoia in linea dinastica, ossia Vittorio, Emanuele, Ferdinando, gli altri due hanno anche in questo caso un significato. Il primo, ossia Maria, ha disfruttato perché in quel momento i Savoia avevano un pessimo rapporto con la Chiesa. Anche in questo caso era stato dato al figlio il quarto nome di Maria, proprio per avvicinarsi in qualche modo e per essere più vicini alla Chiesa. Il quinto, ossia Gennaro, anche in questo caso era stato dato al loro figlio per in qualche modo avvicinarsi sempre più ed comprare, tra virgolette, l'affetto dei napoletani. Sappiamo quando i napoletani amano il nome Gennaro, perché San Gennaro è il patrono del capoluogo partenopeo. Un altro incrocio che il figlio di Umberto I di Savoia, ossia quello che diventerà Vittorio Emanuele III con la città di Napoli, accade quando nel 1878, era il 17 di novembre, il figlio assiste all'attentato nei confronti del padre da parte dell'anarchico Giovanni Passannante. Si racconta che il futuro re, ossia Vittorio Emanuele III, rimanga impassibile al sangue che pure c'è sulla carrozza, ma poi in realtà quando torna a casa piange e abbraccia la sua amata Tata. Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro diventerà re alla morte del padre, sarà re per 46 anni, dal 1900 al 9 maggio del 1946, quando abdicò nei confronti del figlio Umberto II. Morì in esilio ad Alessandria d'Egitto il 28 dicembre del 1947. Quest'oggi abbiamo insomma giocato con i numeri, con questo numero 1 un po' ballerino a distanza di poco più di un secolo tra due re, ma in realtà ricordando un celebre proverbio napoletano: ogni doppia strazione fanno ogni fess un professore. A domani!